guida. Ciao ragazzi, siamo a Uderzo. Eravamo nella zona e abbiamo deciso di fare un giro per Uderzo e siamo passati davanti al Bullis, che io avevo conosciuto tramite Facebook. Ma dire vero, grazie alle notizie sponsorizzate di Facebook, per cui bravi, continuate a fare notizie sponsorizzate perché funzionano. E siamo venuti dentro per bere un aperitivo. In realtà avevamo fame, perché ovviamente noi ci prendiamo sempre prestissimo per fare gli aperitivi, tipo alle 9, quindi abbiamo fame e abbiamo deciso anche di mangiare. Questo è un posto, è un ristorantino, e fanno anche panini, hamburger molto particolari, un po' panini gourmet, direi, hamburger gourmet. Sì. E abbiamo preso due rosé e poi abbiamo mangiato due panini con bell'hamburger fatto da loro, si sente, non sono quelli comprati, e la pancetta croccante, il mio, e la cipolla, quello di Fabio invece la pancetta croccante e il formaggio grana, parmigiano, grana forse, e la sua era chianina, la mia non me lo ricordo, ma magari nel posto rimedio, e comunque era buonissima, buono, molto molto buono, super abbondanti. Prezzi lievemente più alti magari di una paninoteca di un pub normale, però onestamente ne vale tutto, vale veramente la pena, perché a parte le porzioni molto abbondanti, ma anche la qualità veramente buona. E rosé era buono, e si può bere l'aperitivo, c'è anche una sorta di aperitivo alla milanese, un po' di buffet, quando si arriva a dei tempi decenti, non alle 9 come noi ovviamente. E poi hanno un dolce fantastico che voi potete ordinare, e sono marshmallow, liquirizie e caramelle gommose. Candy Crush si chiama. Candy Crush? Un po' di moda. I di videogiochi? Sì, vabbè, non nel senso, bisogna prendere Candy Crush. Vabbè, basta, direi che non c'è altro da aggiungere. Uderzo è sempre molto carina e un giretto vale la pena. E il fiume è anche a livello di guardia, quindi... Ah sì, giusto, anche quello è vero. Però ha smesso di piovere, non sta piovendo... Beh, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.